Sono sincero, c'è grande rammarico, delusione, perché speravamo di venire a commentare una partita diversa. Ci abbiamo capito poco dal primo all'ultimo minuto e alla fine sì, non è che hanno creato granché, perché alla fine hanno avuto pallone in gioco, ma alla fine hanno avuto un tiro, noi potevamo aver fatto gol. Nella situazione più assurda potevamo aver vinto ugualmente la partita. E comunque le due o tre occasioni buone per fare gol abbiamo avuto. Però dispiace perché abbiamo capito poco dal primo all'ultimo minuto e c'è grande rammarico, grande rabbia, perché una cosa che mi piace sottolineare è che l'impegno da parte di tutti e il dispiacere c'è da parte di tutti e ci metto la faccia perché è giusto che sia così, sinceramente. Sono capitano e mi dispiace per tanti ragazzi che comunque sono i primi campionati e alcuni sono anche in difficoltà, secondo me, a livello anche emotivo e stanno pagando un po' la situazione. Spero solo che comunque le persone continuino a starci vicino, anche se capisco che non è semplice perché inizialmente gli obiettivi erano diversi e le prerogative erano diverse, però adesso dobbiamo almeno noi fare gruppo e cercare di affrontare partita per partita senza stare a fare scalette, piani, partite, punti, ma pensare a noi, vincere, mentre che possiamo guardare altre partite, altre squadre. C'è poco da aggiungere. I tifosi giustamente, cioè, ci mancherebbe, ognuno è libero di esprimere il proprio giudizio e i fischi ci stanno, fanno parte del calcio, comunque sono sempre contestazioni civili, quindi sono anche da apprezzare. Ripeto, dispiace in primis per i ragazzi, preferirei essere fischiato io, sincero, rispetto a tanti altri, perché comunque vedo che alcuni sono in difficoltà e la stanno subendo molto, sono senza voce, penso a cercare di aiutare un po' tutti. Non è una situazione semplice, insomma dobbiamo assolutamente cercare di fare, ripeto, gruppo, aiutarci, cercare di trovare quell'entusiasmo che magari inizialmente ci contraddiceva e cercare di andare avanti, insomma, giorno per giorno, perché tanto solo il campo che può darci dei risultati.